Allora, cari triatleti, cari amici, futuri amici, mi presento, sono Matteo Santoli, sono un grandissimo amico di José e sono un fisioterapista. Mi occupo di riabilitazione muscoloscheletrica e soprattutto lavoro tanto nell'ambito dello sport e della psicologia dello sport soprattutto. Abito e lavoro in Versilia, attualmente a Pietrasanta, poi ho diversi progetti futuri che spero che vadano in porto e poi ne parleremo più avanti. Perché questo video? Questo video nasce dal fatto di voler costruire con José qualcosa che potesse contribuire allo sviluppo anche della pratica appunto del triathlon. Quindi noi abbiamo un grandissimo coach, parlo noi, mi ci metto anch'io perché anch'io tra virgolette mi cimento come triatleta, quindi abbiamo l'aiuto costante di José che ci prepara, ci fa tutte le tabelle per quanto riguarda le tre discipline e io è già un anno che sono con José e chiacchierando nacque questa eventualmente idea di poter abbinare anche qualcosa di ambito fisioterapico, di ambito riabilitativo per chi ovviamente ne avesse bisogno e necessità. Allora, come dicevo prima, praticamente io lavoro tanto nell'ambito nell'ambito sportivo e non solo, ovviamente lavoro tanto nell'ambito della terapia manuale e ho affiancato però tanto la parte della riabilitazione sportiva e da diverso tempo sono entrato nel mondo del triathlon anche proprio a livello professionale. Già da più di un anno, da quasi 2 anni, sono fisioterapista della squadra 707 di triathlon e da inizio anno ho iniziato, grazie alla 707, una per me importante sia dal punto di vista professionale, ma ovviamente anche personale, collaborazione con la FITRI. Che sapete benissimo ha a capo da quest'anno Joel Fiol e con il quale io ho intrapreso con lui e con il suo scudiero che è un fisioterapista, José Miota, ho intrapreso con loro una collaborazione per appunto seguire gli atleti elite in tutti quelli che sono le loro gare, E2, WTS, le Final League, fino alla tappa di Tokyo 2020. Come dicevo, questa collaborazione che vorremmo fare, quindi io e José, sarebbe un progetto, una collaborazione comunque molto tranquilla, molto semplice. Nel senso, io so perfettamente, poi so che comunque nel gruppo ci sono altri colleghi, quindi so benissimo che fare diagnosi, fare prognosi, eventualmente dare trattamenti, dare consigli via video, senza vedere, toccare il paziente, parlarci, capire bene le cose, è prettamente impossibile, ok? Ma ovviamente il nostro lavoro è un lavoro dove l'aspetto anche colloquiale è di grande aiuto e comunque avere eventualmente anche dei pareri, dei consigli anche a distanza può comunque dare un aiuto, ok? Io ho avuto l'anno scorso in passato con il gruppo che ora sta comunque seguendo José, sono emerse alle volte delle problematiche che durante gli allenamenti, durante i mesi di allenamenti appunto possono saltare fuori e quindi allora arrivava il messaggino sul gruppo così e io la sera con grande piacere ma le davo il mio parere. Ovviamente un parere che deve essere molto tranquillo ma sicuramente molto professionale, seguendo la linea guida che io, il mio staff, il mio studio qui a Forte dei Marmi seguiamo, ok? So che ovviamente gli elite che seguo io, che seguiamo noi, ovviamente hanno diciamo tutto uno staff e hanno delle metodologie di trattamento che vanno ben oltre quelli che possono essere gli standard nostri amatoriali, perché ovviamente loro hanno un accesso costante, diretto, alle volte anche con trattamenti che da un punto di vista muscolare poi non vanno neanche a risolvere niente, però vengono fatti proprio perché comunque viene fatto un mantenimento quasi eccessivo. A livello amatoriale invece sono tante altre le problematiche che possono avvenire, perché comunque tutti noi lavoriamo
alcuni di noi comunque studiano, quindi comunque dobbiamo abbinare la nostra passione, che è un grosso sacrificio perché noi ci divertiamo tutti, ovviamente, facendo uno sport molto impegnativo, che riguarda tre discipline diverse, che hanno biomeccaniche diverse, fisiologie muscolari diverse e da abbinare con tutto quello che riguarda l'attività quotidiana, quindi problemi quotidiani, lavoro, quindi insomma anche noi possiamo essere stressati, possiamo andare incontro molto ad affaticamento e sono molto importanti i consigli con grande esperienza che dà José quando dice di ascoltarsi molto in previsione di portare avanti degli allenamenti se sentiamo dentro di noi qualcosa. Ecco, visto che io e José abbiamo una comunione di intenti su come ci approcciamo all'aspetto sportivo, all'aspetto medico e tutto, è nata questa collaborazione. Questa collaborazione che José le avrebbe dato questo nome di Domande a Matteo, che sarei io ovviamente. Domande a Matteo nel senso che lui avrebbe, avremmo l'intenzione, poi vi ripeto, è tutto un work in progress, però anche con i vostri feedback qualcosa riusciamo a costruire di carino e di importante. Domanda a Matteo vorrebbe dire che io sono molto fiero, molto contento, una, due, tre volte al mese, quello che sarà in base alle esigenze, in base alle vostre domande, ai vostri dubbi, alle vostre curiosità, sempre che ci siano, di rispondere tramite un video a tutte appunto queste domande che voi rilascerete sul sito. Quindi, in soldoni, voi magari se avete dei dubbi, dei pareri, li scrivete a Giuseppe, che è lui che ovviamente gestisce tutto, e poi io mi organizzo delle risposte. E poi con un video come oggi sarò molto contento di darvi il mio modestissimo punto di vista su determinate problematiche, consigli, dubbi che potrebbero saltare fuori nella vostra pratica quotidiana di allenamento. Ok? Ovviamente è interessante, poi potrebbe essere interessante anche quello di vederci personalmente, perché comunque ora io non riesco questo weekend ad andare al coaching group che organizza Giuseppe perché vado via con la nazionale, però ci saranno sicuramente altri eventi che organizzerà Giuseppe e quindi avremo modo proprio di conoscerci, di confrontarci, di poter parlare e anche visitarvi nel caso ci sia la possibilità e nel caso ci sia la necessità proprio di persona, ok? Quindi quello che ci faceva piacere con José comunicarvi era questo aspetto anche da affiancare a tutto l'aspetto di allenamento che ovviamente gestisce lui. Quindi io mi metto a completa disposizione, nel caso appunto ci siano domande, dubbi, curiosità, problematiche che possono succedere inevitabilmente durante l'attività di allenamento, visto anche appunto lo sport intenso che di endurance che andiamo a fare. Ok? E quindi nulla, vi aspetto numerosi, torna male dirlo, anzi, alle volte porta male, uno dice, aspetto numerosi vuol dire che tanti si fanno male. No, battuta, vi aspetto numerosi nel senso, spero davvero di vedervi presto tutti. Il mio è comunque anche un invito ad entrare nel gruppo di José. Persona molto, molto preparata, molto disponibile, molto umile, che l'umiltà vince sempre in qualsiasi campo. Quindi vi invito ad iniziare a fare triathlon, tutti quelli che sono dentro il bar, vi invito a entrare nel gruppo e condividere gioie e dolori di una forse delle discipline più belle, che è ovviamente il triathlon. Okay? Quindi mi trovate sia sui recapiti, insomma, che vi darà José, mi trovate sul sito, scrivetemi e se avete bisogno, io sono a completa disposizione. Ok? Triplice, triplice.